che è bellissimo. Via. Oh, quanto adoro. Quanto adoro sta cosa. Oh. E quindi vi vedo che questo filando inizia a bere. Bene ragazzi, buongiorno. Allora, questa mattinata dell'ultimo giorno dell'anno è iniziata con un bel bagno caldo con una bomba di lascio. Ora mia madre mi ha fatto i trecce, sì, sono storte, ma che ce frega. Perché stasera vorrei essere riccia, quindi mi sono fatta le trecce, me le sono un po' sistemate, mi sono vestita così, molto semplice, molto rap. Non per niente, solo perché c'avevo le trecce, quindi mi piaceva di più così. Adesso vado da Valentina e poi ho intenzione di farvi un video che parli del resoconto del 2017. E basta, quindi questo sarà quello che accadrà oggi. E poi nel pomeriggio, cioè prima di stasera, uscirò con il mio ragazzo. Non sono troppo felice perché prima ho litigato con mio padre, però purtroppo capita, si litiga e, senza un motivo. Vabbè, e, è troppo brutta sta cosa. E adesso io vado da Valentina e poi quando torno, o dopo, prima, però più dopo pranzo, vi faccio il video del resoconto del 2017 da mettere nel canale, quindi da estraniare dal vlog, è proprio un altro video che voglio fare a parte. E intanto vi continuo questo vlog e niente, spero tantissimo vi piaccia. Questa sera abbiamo intenzione di fare tante cose belle, quindi ora mi metto la giacca, vado da Valentina perché mi va di stare con lei, mi ha chiesto di andare da lei, quindi adesso ci vado. E poi... Pitta chicciolino e poi torno per pranzo e basta, si proseguirà con questa giornata. Oggi posso riprendere tanto, posso prendermi il diritto di riprendere più di 15 minuti perché tanto questo vlog già so che durerà tantissimo e lo metterò tramite computer, quindi posso parlare quanto più mi piace. Va bene, saluta. Com'è stato questo 2017? Sì, hai ragione, anche per me. Va bene ragazzi, metto la giacca e vado. Ciao. Niente, mentre mi facevo il bagno, mia madre mi ha fatto tipo compagnia. Stava accanto alla vasca e si è messa a parlare con me. E abbiamo fatto il resoconto di come è andato questo 2017. Scrivetemi qua sotto anche voi come è andato il vostro. Fatemi sapere se è stato un pro o un contro. Cioè un bel anno o un brutto anno. Per me, facendo anche il resoconto con mia madre, si è scaturito che è stato un bell'anno, tutto sommato. Ho passato 2 mesi, settembre e ottobre, che stavo parecchio male. Tutto il resto dell'anno è stato ovviamente pieno di cose brutte, ci sta, ma anche pieno, molto più pieno, di cose belle, di tante novità. E da fare la maestra per le bambine a danza, da fare la cheerleader per il Michigan, da fare così tanti spettacoli, da passare all'avanzato, che per me è importante, da conoscere tantissima nuova gente, da fare nuove esperienze. Quest'estate ho fatto nuove esperienze che non vi dirò, private. Tantissime belle cose, esperienze, sia con il mio ragazzo che con gli amici o con nuove amicizie. Questo fine dell'anno, quest'ultimo giorno dell'anno lo passo con te. Ti voglio bene. Anch'io. Grazie. Guarda, siamo della Roma oggi. Troppo, guarda come siamo vestite. Dammi un bacino. Come andate? Guardate le stelline, 14 stelline per stasera. Sono carinissime. Stella Nidi. Le adoro le stelline, io a Capodanno, me le hanno comprate. Chi le ha comprate? Io. Le ha comprate mamma. Bravissima, ottimo acquisto, devo dire. E ora si mangia, tavola pronta. Tortellini, che bontà. Fatti semplici, eh? Buoni, buoni, buoni. Vuoi ancora? Ma sì. Tu metti, vai, vai. L'ultimo pasto dell'anno. No, l'ultimo no. No, l'ultimo pranzo. No. L'ultimo pranzo del 2017. Eccoci qui. Lo riprendiamo e via. Ne approfitto, appena finito di mangiare, per salutare Marta Petrolo, perché oggi, il 31 dicembre, è il suo compleanno. Gli mando un bacio enorme, gli mando tantissimi auguri, lei è una ragazza che mi segue, ci scriviamo anche perché è un amore di ragazza, si merita tutti i miei auguri più sinceri, ti voglio un sacco bene, un giorno ci vedremo, te lo prometto. Anche se questo vlog mi dispiace, capiterà il primo, quindi non proprio il giorno del tuo compleanno, però gli auguri te li sto facendo oggi che è il 31. Ti mando un grossissimo bacio tesoro.
Allora, ragazzi, sì, ho trovato il tag dell'ultimo dell'anno, solamente che dato che questo comunque è il vestito che userò stasera, dopo vi faccio vedere meglio, dato che le domande sono veramente poche, ho deciso di allegarlo a questo vlog, quindi questo sarà sia un vlog che un tag dedicato all'ultimo dell'anno, dedicato per lo più al mio 2017, quindi l'anno che sta per passare. Sinceramente sono felice sempre io di iniziare una nuova avventura, un nuovo anno, sono strafelice, e poi comunque il 2018 sarà l'anno per me con tantissime novità perché sarò diciottenne tra pochissimo, quindi un anno sicuramente e spero molto più bello di questo 2017, però allo stesso tempo vorrei non finirlo perché è stato un anno bello, tutto sommato, proprio se devo prendere tutto quello che è capitato durante 365 giorni, devo dire che non mi posso lamentare, è stato un anno pieno di novità. Direi che tra tutti gli anni che ho passato fino adesso, i 17 anni, quindi il 2017 per me, è stato l'anno con più novità. Ho fatto delle esperienze che non avevo mai provato in 17 anni e che nel 2017 ho provato praticamente tutte. Sto parlando di esperienze con il mio ragazzo, esperienze nella vita. Ho avuto un'apertura mentale molto più grande per via di varie esperienze che ho fatto, sono più aperta mentalmente a provare nuove cose e sono strafelice perché un adolescente secondo me deve provare tutto quello che vuole provare, insomma nei limiti, però sì, si deve divertire. Riguardo le amicizie ho avuto dei pro e dei contro, ho conosciuto senz'altro come tutti gli anni persone fantastiche, nuove persone che non rimpiango di aver conosciuto, anzi sono strafelice. Mi sono avvicinata di più alla mia migliore amica, nel 2016 sì ci sono stata perché è la mia migliore amica, però mai quanto nel 2017 che veramente inseparabili a dir poco, stavamo almeno una volta al giorno insieme, cioè ci vedevamo anche per poco ma ci dovevamo vedere, quindi è stato bello. Nuove amicizie ne ho fatte, amicizie nuove che mi hanno dato tanti dispiaceri, anche quelle ci sono state. Ci sono stati anche tanti litigi che nel 2016 per esempio non ho avuto così tanto e nel 2017 devo dire che si è proprio sbizzarrito quei litigi. Vabbè, ci sono state anche delle delusioni, ma come tutti gli anni credo, ed è stato bello anche dalla parte dell'amore perché nonostante alcune difficoltà che ci stanno, anche quelle purtroppo come sempre, ho fatto il primo anno con Francesco e adesso va tutto bene, stiamo bene, siamo felici e nessuno ci può separare. Quindi, senza perderci in ulteriori chiacchiere, andiamo al tag che dice la prima domanda, il ricordo più bello del 2017. Non ne ho uno, parto subito con dirvelo, ne ho parecchi appunto perché non è stato un anno brutto. A partire da gennaio il mio compleanno, sicuramente a partire da gennaio vi dico il mio compleanno. Perché io il 4 gennaio faccio gli anni e il 4 gennaio del 2017 devo dire che è stato proprio bellissimo, sono stata proprio bene. Poi a febbraio le cose belle, non lo so, febbraio era molto a routine, quindi non è che c'è stata una cosa bellissima, devo dire. A marzo sì, perché a marzo ho iniziato a insegnare danza alle bambine, che per me è stato una grandissima, un accrescimento di conoscenze, un'esperienza fantastica veramente. E lì ho iniziato anche a fare i primi spettacoli importanti di danza e anche la cheerleader per il Michigan e anche per altre società. Quindi è stata veramente una cosa bella. Ho vinto una borsa di studio a danza, mi hanno invitato a Milano per YouTube. Veramente tante cose, devo dire. Ho lasciato anche la scuola a marzo, quindi anche quella è stata una cosa brutta. Quella, devo dire, tra le cose brutte. Ho lasciato scuola, mi sono, diciamo, arresa, per poi, vabbè, rinizierò, però per quel periodo volevo una piccola pausa, ho lasciato scuola a marzo del 2017. E però ha compensato il fatto che non stavo mai ferma, cioè facevo mille cose, mille nuove esperienze. Poi, insomma, questo è per quanto riguarda febbraio, marzo, aprile e maggio. Poi c'è stata una cosa che mi ha fatto accrescere ancora di più il rapporto che ho col mio ragazzo, quindi ci ha fortificato per quanto è una cosa molto triste per noi. Il mio ragazzo si è trasferito e per 2 mesi che comprendono aprile e maggio, una buona parte di maggio, io non sono stata con il mio ragazzo, l'ho visto solamente 2 volte perché avevamo una relazione a distanza per via comunque del suo trasferimento e aveva la casa lì e è andato via per 2 mesi. È stata dura, a volte pensavo di non farcela perché mi mancava, è normale,
Però alla fine siamo stati forti e quando è tornato la nostra relazione si è fortificata, devo dire, tantissimo. Tanto da farci stare tutte le mattine a fare colazione insieme, perché ci eravamo mancati proprio tanto, però ci ha fortificato parecchio, è stata un'esperienza anche quella. Poi vabbè, giugno e luglio fighissimi perché estate, io estate adoro. Agosto, mamma mia le esperienze che ho fatto, che non vi dirò, ma mamma mia le esperienze che ho fatto, lasciamo stare. Positive e negative, ma tante, per dirvi proprio tante. Settembre, ottobre, mesi di merda, che più di merda non si può, sono stata malissimo, ho avuto tanti dispiaceri, ci sono state anche tante cose belle, ma di più no, più negative che positive, insomma. Agosto, non vi ho detto, un'altra cosa figa è che ho fatto un anno col mio ragazzo, cioè il mio primo anno con un fidanzato e siamo andati alle terme, è stato fighissimo veramente. Uno dei ricordi più belli, vi devo dire, che è stato quello. Io non sto più rispondendo alla domanda alla fine. I ricordi più belli sono stati Ferragosto, Capodanno, no che Capodanno, il mio compleanno di 17 anni, Ferragosto, un anno con il mio ragazzo alle terme. E questi sono stati i tre ricordi in assoluto più belli. Ora cambiamo domanda perché io se no mi dilungo. Seconda domanda, più negativa, peggior ricordo. Allora, il peggior ricordo è quando ho sofferto tanto recentemente per via di tanti motivi tutti insieme, che erano la scuola, un litigio importante che ho avuto e che mi stavo quasi per lasciare con il mio ragazzo. Questo è uno dei ricordi peggiori. E anche un altro sotto... febbraio-marzo, diciamo, ho avuto un problema con una persona nel mio quartiere e è stato un bel problemone e basta. non dico altro, comunque è stato un bel problemone. Terza domanda, un po' più materiale, miglior acquisto del 2017. Miglior acquisto del 2017, ragazzi. Ah, la Smart Box, che è praticamente un viaggio per me e per il mio ragazzo che farò nel 2018. Quindi è un po' strana come risposta, ma sarà praticamente un'esperienza, quindi credo sia l'acquisto migliore in assoluto. E anche il vestito per i miei 18 anni, che è di qua, dall'altra anta dell'armadio, che voi pensavate di aver visto, ma quello era un altro. E perché riguarderà una cosa importantissima per me, quindi direi quello è uno dei migliori acquisti del 2017. Quarta domanda, peggior acquisto? Boh, non c'è stato un peggior acquisto. Ah, un altro acquisto importante del 2017 è stato l'iPhone 8, perché mi aiuta un sacco con i vlogmas e con un sacco di cose, quindi adoro. Peggior acquisto? Nessuno in particolare, cioè se l'ho comprato perché mi piace. Un desiderio che si è avverato, allora... fare un anno con il mio ragazzo, era un desiderio proprio importante e ci sono riuscita. E poi capire finalmente chi sono i veri amici e quelli che non lo sono. Cioè adesso riesco a percepirlo, finalmente era ora perché non ce la facevo più, voglio troppo capirlo e adesso credo di riuscire benissimo a capirlo. E un altro desiderio bello che si è avverato è passare una bella estate, che nonostante c'è stata una cosa veramente dura in quest'estate, per il resto è stata un'estate da favola, una delle migliori della mia vita. La prossima domanda è come è passato l'ultimo dell'anno e cosa hai indossato. Oggi indosserò questo vestito qui, molto bello, molto 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 bello, nero, con dei glitter qui sulla fascia, come vedete molto elegante, e appunto avrò un capodanno all'inizio di classe in un ristorante con un menù da favola, e poi dopo andremo a festeggiare al centro più da adolescenti, così, quindi saremo prima di tutto di classe. Sarà un capodanno tranquillo e di classe all'inizio e poi diventerà un capodanno proprio da adolescenti che si speccano. La settima domanda è: sei felice di come si è concluso il 2017? La risposta è sì, non ho rimpianti, quello che ho fatto mi è piaciuto, le esperienze che ho fatto. Vi ho detto, questo è l'anno in assoluto dove ho fatto più esperienze. Proprio in assoluto, e credo sia giusto perché questa è l'età, solo che ne ho fatte davvero tante che parlando con le mie amiche, cioè nemmeno loro le hanno fatte tutte quelle che ho fatto io, perché proprio mi sono superata, forse ho anche esagerato con le esperienze nuove, però è stato la cosa più bella del 2017, oddio, quasi tutte sono state belle, altre proprio per niente, però è stata diciamo la cosa per cui me lo ricorderò sempre con gioia.
e soprattutto per le amicizie, che veramente mi sono resa conto di tante cose che ho intorno a me e ho conosciuto tante nuove persone, quindi non ho rimpianti, anzi sono felicissima. Alcune persone che ho conosciuto quest'anno e che ho rivisto quest'anno, alcune amiche che magari avevo quando andavo alle elementari, solamente nel 2017 mi ci sono riavvicinata, come Chiara, Piredda, una mia amica, che lei lo sa, come Anna Giulia, come Aurora, tante amiche che veramente non vedevo da veramente tanto tempo, come Gaia, che loro lo sanno, che mi stanno guardando e guardano i miei video, quindi lo dico. È stato bello rivedere amicizie magari che avevo perso, che durante il 2017 ho avuto modo di riunirmi, no, riappacificarmi, riunirmi con loro, che nel passare degli anni ci siamo persi e ora ci siamo riunite proprio in quest'anno qua, quindi bellissimo conoscere anche nuova gente che ho conosciuto proprio quest'anno. E è stato veramente bello, non ho rimpianti e quindi sono felice di come si è concluso. Ottava domanda, se ho fatto una lista dei buoni propositi. Sì. Allora, andare sempre meglio a danza, cioè cercare proprio di pulire le cose che faccio male, perché alla fine danza adesso è avanzata e quindi voglio veramente spaccare. E andare meglio a danza senz'altro, è un buon proposito. Poi dimagrire le gambe e il culo, perché non mi piacciono, quindi magari cercare di fare un po' più di esercizi per migliorare quella parte del mio corpo che non mi piace molto. Cercare di essere una fidanzata migliore per il mio ragazzo, cioè fare meno errori che magari nella mia relazione faccio puntualmente per via del mio carattere. E basta, cercare di essere più una brava amica, quindi migliorare quelle cosine che nel mio carattere non sono proprio perfette, ma che dai, abbiamo tutti. Quindi cercare di migliorarmi come persona, migliorarmi a danza e migliorare quella parte del mio corpo che per me è importante migliorare prima che arrivi l'estate. Un altro buon proposito è fare il mio primo viaggio all'estero. In questo 2018 voglio fare il mio primo viaggio all'estero. E un altro che è proprio importante e dell'ultimo periodo è prendere la patente di guida, che appena compirò 18 anni mi iscriverò a patente e incrociamo le dita che la prendo il prima possibile. Un altro buon proposito è sicuramente la patente. Cosa ti piacerebbe fare in questo nuovo anno? Prendere la patente, prima cosa. Cosa dice? Viaggiare tanto all'estero, magari più di un viaggio all'estero, proprio iniziare alla grande a viaggiare, che adoro, proprio iniziare in quest'anno proprio tanto. Fare un viaggio con i miei amici d'estate, cioè nel senso voglio fare un viaggio proprio con i miei amici in estate, cioè solo ragazzi, troppo figo, e non l'ho mai fatto ancora, quindi quest'anno è una cosa che vorrei fare, devo dire la verità. E basta, viaggi all'estero, patente, questo, direi basta. Migliorarmi ancora di più con YouTube, sì. Auguri e desiderio che vorresti si avverasse per il nuovo anno. Continuare a stare con il mio ragazzo, fare nuove amicizie, tante nuove amicizie, c'ho un sacco voglia di fare nuove amicizie, quest'anno nuovo voglio farne ancora di più del solito. Divertirmi molto, 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 molto e cercare di tornare a scuola il prima possibile. Quindi questo è il video che ho incorporato dentro il vlog, spero vi sia piaciuto. Bene ragazzi, l'ultimo giorno dell'anno, cioè del 2017, lo passerò. Adesso vado da Vale, ci sto un'ora perché sono le 3:40 e io alle 4:40 ho appuntamento col mio ragazzo, quindi con Vale e poi tra un'ora con il mio ragazzo. Ciao papà! Ciao papi! Era mio padre. E dopo ciò sarò con il mio ragazzo e non so, non ho idea di dove andremo, però andremo da qualche parte senz'altro. Questo vlog già dura tanto perché vi ho incorporato anche il tag dell'anno passato, quindi sarà lunghissimo, lo so, però vabbè, ci piace così. Guardate Valentina versione stasera. Ciao Fatti vedere, dai, fai ragazzi! vedere l'outfit. Aspetta. Ah, c'ha questa tutina molto carina, così. Dove l'avevo presa? Questi tacchi da Eccomi! Tally Whale. Tally Whale, sì. Questi tacchi di pitta rosso e il coprispalle La faccia da cazzo! No, dai, il coprispalle. Ah, quella di Morellato, diciamo le Sì, marche questo è di pure. Morellato. Cioè, io direi perfetta. Veronica, vieni, facciamo l'outfit. Vediamo Veronica. Buccelli. Vieni, Buzzi. Di che marca è questo stilo bellissimo? Va bene lo stesso, ci piace. Girati. Cioè, non Guardate scherzo! che cos'è, vabbè, l'etichetta così dai, guardate che cos'è, cioè, io ho dato i consigli io, onestamente. Poi vabbè, sono gli orecchini, vieni, vieni, facciamoli vedere. Bellissimi col cuore, che si abbinano alla collana che ha il cuore. Adoro, vero, sei bellissimo. Allora, questo è il mio vestito, che non si vede mica. Però qua è più corto, dietro è lungo, con i tacchi. Poi
qua i sbrilluccichi e sono riccia. E questa è Valentina. Due freddi, qua. Mettiti qua. Mettiti più qua. Eccoci. Guarda che belli. No, vabbè. Adoro. Basta. Facciamoci una foto. Hello, I'm Elena Furlani and this is my look for this Capodanno. Come si dice Capodanno in inglese? Non lo so. Capodanno. I love the look, it's the beautiful look with my best friend, Valentina Ferrani. Valentina Ferrani è la sorella. Alzati. Valentina Ferrani, this is your look. Credo, non lo so. E niente ragazzi, allora, sono vestita così. Ho questo vestitino con qui le pagliuzze. Le pagliuzze. Poi ho questo coprispalle nero. Capelli ondulosi, ondulati e molto belli, mi piace tantissimo, è un ondulato non troppo esagerato e mi piace. Poi vabbè, calze e tacchi, ma dopo vi farò vedere tutto bene perché io e Vale non siamo ancora truccate. Valentina, non siamo ancora truccate, ma come si fa? Cioè siamo così ritardatari. Va bene, quindi this is my look, I'm Helena Ferrani. Ci iniziamo a truccare, ho messo anche la collana. Va bene. Allora, Vale, io già ho perso le cose che devo usare. Vale, anche il singhiozzo, che sfiga. Come chiudere l'anno bene. Dai. Lo vuoi il fondotinta? No. Già ce l'ho. Madonna, abbiamo visto il video di Leonardo De Carli, la parodia che ha fatto. Non potete capire che ridere. State qui. Sì. Rosa. Guarda, è un rosso normale. Non è il rosso normale, quello, io voglio il rosso, non lo Sì, ma sulle labbra è normale. No, io voglio il rosso. Ah, marino. Ma possibile? Oh, se stiamo a truccare il Capodanno, ma te rendi conto? Finalmente, dai. Io me lo metto prima questo. Basta che tieni un fratello della sorella Lulu. Ok. Che faccio io? Sì, vale, però... Vale, quanto è bella sta piscando. Ho morso Valentina. Io mi sono pulita. È importante, è perché ho l'ebola. Beh, vi metterò questo della... Faccio un po' più distrati. Vedi? Altro lato. 2 anni e mezzo per mettere sto rossetto. 2 anni e mezzo. Carina, peccato, ma che cazzo vuoi? Ti ricordi? Dimmi qual è il problema. Insomma, fa un po' le vampe. Vado di oro. Wow. Ma che c'è l'argento da qualche parte? Certamente, madre. Ce l'hai sul serio? Sì. Make-up finito, ho messo questa tinta labbra rossa. Questo fantastico ombretto oro, base e mascara a non finire. Valentina, tu? Ma perché tu? Io ho messo questo fantastico rossetto della Wycon. Anche la mia della Wycon. E poi? Basta. Mascara e fondotinta. Il mascara ce l'hai, vero? Sì. Bene, siamo tutti pronti, anche mia madre che è qui. Ah, ma tu col tuo. E abbiamo fatto un sacco di fotografie. Che adesso vi faccio vedere un po', sia di famiglia che tra migliori amiche. Fagliene vedere qualcuna. Aspetta, ma non l'avevi mai fatto. Poraccia. Ma perché? No, questa no, magari. C'è questa che sembra Regina Elisabetta. Qui c'è Vale che sembra Valentina. Quindi male. No, scherzo. Poi c'è sta questa col cane. Cioè, vengono dopo. Sorella. Ah, già, perché mo è vestita benissimo, sì. Conta. Mi stia benissimo, è stato Giulio. Giulio non si sposta. Dai, no, non è vero, va bene. Veronica, siamo di nuovo qui. Adesso devo aspettare il mio ragazzo e il suo fratello. Come stanno vestiti i figli camerieri con tutte le cose? Valentì, ti vedo felice. Sono già ubriaca. Auguri figli maschi a tutti quanti, soprattutto per voi. Diciamo che Valentina non è un cristiano. Francesco che gioca a Clash Royale. Ragazzi, mi auguro.
Abbiamo cambiato menù per Valentina perché è una bimba e si è presa il menù bimbi. Felice adesso? Amore? Felice? Poi che c'è sta? Quest'altro 51. Stringimi forte, che nessuna notte è finita. Dai, perché fai con me? Io e lì. Dai! No, ma non Sky! Valentina è mia, Sky! Riprendiamo anche Stefano e Francesco. E io passerei. Quella lì. Che dici, Stefano? Quell'aria. Cioè, è come una cosa... Cioè, è proprio schifo, ragazzi. Cioè, risparmio. Mancano 5 minuti. Raga, il capodanno più divertente della mia vita. Bella per me. Oh, ti prego, rimettilo da capo. Madonna mia. Vai. Ma chi era? Che hai rotto giù? Hai preso uomo di punta. Senti la pastorina di merda. Ma che cazzo stanno a fare? Là? Lì ci sono già i fuochi. Che bordello, raga. Che belli. Eschere. Le mele. Porco Dio. No. Oddio, auguri buono! Fuochi là, fuochi dappertutto, ole ole ole! Buon anno! Buon anno! Oddio! La Madonna! Comunque adesso abbiamo finito di fare tutto, mangiare, festeggiare, 2018, viva viva! Tra 4 giorni è il mio compleanno, quindi dai! E però adesso ce ne andiamo perché per quanto può essere carino sto ristorante, insomma siamo ragazzi, quindi dopo un po' non siamo proprio tipi da ristorante. E adesso prendiamo e ce ne andiamo. Non sappiamo ancora bene dove perché ci manca la macchina. E senza macchina non è che possiamo andare chissà dove. Però decideremo comunque di fare qualcosa, di andare a fare una passeggiata da qualche parte perché vogliamo passeggiare, vero Vale? Sì. Stiamo facendo una fighissima passeggiata perché non sappiamo dove andare, però va bene dai. Salutate! Per esperienza. Era una porta di e passeggiamo can molto can. A caso. Non so. Ha detto era una basta per cazzo. E vedi? Niente, Vale, quindi ti è piaciuto. Già. Niente, adesso stiamo passeggiando, non sappiamo dove stiamo andando però. No, sinceramente no. Però va bene lo stesso. Amen. E sentimo solo l'ore. Ma che carina, lo stesso passo, no, non è vero. No. E loro sono i fischelli. I fischelletti, dai.